Buona la prima per il Monopoli che batte in rimonta il Taranto davanti ai quasi 3.000 del Veneziani, decisiva l'accelerata data dei biancoverdi dopo la metà della ripresa con la terza che azzecca i cambi. Va detto che in panchina va comunque davvero tanta roba. Dal canto suo il Taranto è sembrato ben messo in campo, ma troppa la differenza di rosa tra i due compagini. Partita speciale per la terza, applaudito a fine partita dai suoi ex tifosi. Il match tutto confermato per quanto concerne il Monopoli, con Piccini che vince il ballottaggio con Amlili in mezzo al campo, Rolando e Starita esterni a supporto della coppia Sim di Montini. Inizio di studio, ma dopo il decimo il Monopoli prova ad accelerare, accelerazione di Montini sulla quale nessuno è pronto a intervenire. Prima vera occasione al 14°, discesa di Falbo, tocco per Montini che serve Simeri con una puntata di prima intenzione, decisiva la chiusura di Russo sull'ex attaccante del Bari. Al 17° Starita parte in contropiede e si accentra, la sua conclusione viene rimpallata e Simeri non è lesto a deviare verso la porta. Il Taranto è comunque ben messo in campo e ordinato. Al 19° i rossoblù si procurano un calcio di rigore per un intervento di Falbo ai danni di Romano. Dal dischetto guida, spiazza Vettorello e trova il suo primo gol da professionista. Il Monopoli fatica a ritrovare le distanze. Al 26° Tommasini ha sul piede la palla del 2-0 su imbeccata di Provenzano, ma liscera pochi passi. Nel momento più difficile dal punto di vista psicologico i biancoverdi trovano il pareggio. Al 32° cross di Rolando, Simeri cerca ma non trova la rovesciata. Starita è abile ad avventarsi sul pallone e battere Russo con un chirurgico raso terra. Come l'anno scorso, il primo gol stagionale viene realizzato proprio dal 7 biancoverde. Partita che si mantiene equilibrata, ma al 43° il Taranto va vicinissimo al raddoppio. Punizione dalla tre quarti, girata di Antonini che sfiora il palo sulla sinistra di Vettorel, che davvero non avrebbe potuto nulla. Si va al riposo sull'1-1. Dopo 33 secondi della ripresa, proteste di Simeri per un contatto in area con Granata, ritenuto regolare da Di Graci. Insiste il Monopoli che spinge con Viteritti, ma Simeri non trova la deviazione vincente. Dopo i primi minuti di difficoltà, il Taranto riprende le misure e il match torna sul filo dell'equilibrio. Pericoloso Labriola sugli sviluppi di un calcio di punizione teso e deviato in mischia, pallone in corner. A questo punto però la terza azzecca i cambi, in particolare con la verve di Manzari e Fella, e Manzari appena entrato si procura un calcio di rigore al 26°, fallo di De Maria e Di Graci indica il dischetto. Simeri spiazza Russo e realizza il primo gol in biancoverde. Pochi minuti ed è di nuovo penalty, questa volta è Russo a fermare Starita lanciato a rete. Dal dischetto però Simeri si fa ipnotizzare, poi Starita non riesce nella deviazione vincente. Poco male per il Monopoli perché sul corner successivo Fornasier trova l'inzuccata vincente per il 3-1. Il Taranto prova a riaprirla con Infantino appena entrato, che con un destro secco colpisce un palo clamoroso, ma nel finale poker biancoverde, assist di Fella per Starita, sinistro raso terra vincente tra le gambe di Russo per il 4-1 finale. Finisce così, il Monopoli può già festeggiare.